Giuseppe Greco è autore di Chi ti arrende non ama, un racconto in cui il protagonista, Adam, tra le altre cose, incontra nelle sue visioni il volto di Dio, l'inferno e il paradiso. Come affermato dall'autore stesso, questa storia è anche un'esortazione a non arrendersi, perché la vita non bisogna metterla in mano a nessuno. In questa intervista, Giuseppe Greco ci parla proprio di questi concetti e dei suoi progetti per il futuro. Io vorrei chiederle come e quando si è sviluppata in lei questa passione per la scrittura che poi l'ha portato alla pubblicazione di questo libro. Da qualche anno a questa parte spero che diventi la mia professione. Ho cominciato con questo libro e spero che ce ne saranno altre. Diciamo, la cosa che mi incuriosiva del libro, che a un certo punto, come lei stessa afferma, Adam incontra nelle sue visioni il volto di Dio, l'inferno, il paradiso. Diciamo che un po' possiamo dire che su queste tematiche che sviluppa il racconto, cioè, quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a scrivere un testo proprio su questi argomenti? È un argomento a me molto caro e non mi piace la visione che molte persone hanno oggi di Dio. Cioè lo fanno apparire con un Dio irrascibile, geloso e via dicendo. Per me è semplicemente un amico. Diciamo, lei ci tiene a precisare che questa storia è anche un'esortazione a non arrendersi, proprio dal titolo. Diciamo, chi si arrende non ama. Ci spieghi meglio questo concetto? Perché per me, cioè, nessuno ti regala niente. Se una cosa la vuoi ottenere veramente, la ottieni, se la vuoi veramente. Come sempre dice nella trama, anche la guarigione serve se segue queste regole. Sì, perché secondo me tutti possono guarire, perché la guarigione è in primis uno stato mentale, quindi tutti possono guarire mentalmente, tutti possono guarire in generale, basta volerlo. Quando afferma che diciamo la vita è solo nostra, non bisogna metterla in mano di nessuno, a cosa si riferisce in particolare? No, più che altro perché noi tendiamo a fidarci di quest'altro, di questo, di quello, ma cioè solo noi risolviamo i nostri problemi. Nessun medico lo può fare, nessun altro lo può fare. La guarigione avviene solo quando noi vogliamo veramente guarire. In quanto tempo l'ha scritto questo racconto? Quando ci ha messo? Diciamo un paio di mesi, ma l'ho preso con calma, anche perché il racconto è breve. C'è una curiosità che vuole raccontarci, qualche aneddoto, episodio che le è successo durante la fase di stesura del libro? No, niente di particolare. Diciamo, il personaggio di Adam, per sviluppare questo personaggio, a chi si è ispirato? Perché comunque, diciamo, è una storia, lo possiamo dire, è una storia fittizia, inventata, no? Sì, è una storia inventata, però, come sai, bene o male, ogni scrittore mette nei suoi racconti qualcosa di suo, quindi come me, ma come a molti altri, ragazzo suo fratello ho potuto impersonarmi in quell'Adam. Quindi Adam a tratti è un personaggio autobiografico? Sì, diciamo di sì. Progetti per il futuro, rispetto a intenzione di continuare a scrivere, sta preparando un nuovo libro? Ma di libri ne ho preparati altri e speriamo che vada bene, insomma, di pubblicare qualche altro in futuro. Le chiedo di riassumere in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. Ma questo libro è un'esortazione a non arrendersi, a non arrendersi mai, e questo voglio che chi lo legga debba capire, deve capire questo, che non bisogna mai arrendersi, per quanto la vita possa essere negativa. Chi si arrende non ama, di Giuseppe Greco, è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.